Eccoci qua che sta partendo stasera la diretta. Dopo un po' di tempo di assenza, abbiamo deciso di continuare anche quest'anno, quindi nel 2021, con le dirette Facebook. Soprattutto in questo momento in cui ecco, ci sono delle particolari condizioni di mercato. Per quanto riguarda la soia, quindi abbiamo ritenuto opportuno trattare questo argomento perché è assolutamente attuale e molto importante. Intanto, qua nella schermata iniziale, mi ricordano anche che, è attiva proprio in questo momento l'offerta del Mukol, cioè del sensore per il parto, che molti di voi conoscono. Se qualcuno non lo conoscesse, può chiedere direttamente informazioni in Tecnozoo. E tra l'altro è collegato anche stasera al product manager Italo Guarneri, quindi avremo la possibilità di fare domande direttamente o comunque di commentare, lui potrà rispondere poi magari anche in privato. Quindi comunque attiva questa promozione, per cui chi attiverà il Mukol entro il 31 di marzo avrà in regalo il canone per il secondo anno successivo all'attivazione. E c'era la garanzia anche compresa per il secondo anno, in più c'era anche un piccolo omaggio di un gilet. Quindi il valore dell'omaggio totale è di 230 euro. Se siete interessati a questo tipo di strumento, ecco, è il momento giusto per attivarlo, insomma, perché è una cosa particolare, concordata con Mukol, casa madre irlandese, quindi è proprio il momento adatto. Sto guardando le presenze qua, siamo già a 66, benissimo, quindi l'argomento sicuramente è centrato, perché proprio questo aumento della soia dell'ultimo periodo sta mettendo in allarme un po' tutti i produttori di latte, tutti gli allevatori, i nostri clienti, e quindi è importante valutare la questione. Il relatore di questa sera sarà il dottor Pier Antonio Boldrin, da tempo alimentarista, veterinario, alimentarista di Tecnozoo, nonché anche allevatore. Con una cultura che spazia veramente dall'aspetto agronomico fino all'alimentazione, è un alimentarista in Tecnozoo. E da parecchi anni si sta occupando anche di efficienza alimentare, da un punto di vista tecnico, di IOFC, quindi di Income Over Feed Cost, e quindi di quanto rimane fondamentalmente all'allevatore, esclusi i costi alimentari. Dal punto di vista proprio di reddito, ancora, è andato ancora più avanti, considerando anche proprio l'aspetto del break-even point sull'IOFC, quindi il vero e proprio bilancio aziendale. Su questo abbiamo scritto anche un libro alcuni anni fa. Pier Antonio è stato uno proprio dei fautori di questa cosa, e l'ha scritto, penso, quasi totalmente lui in collaborazione con i nostri tecnici. E quindi mai più da adesso è attuale quel tipo di ragionamento, perché in queste condizioni soia alle stelle normalmente a un allevatore vengono tre in mente tre soluzioni: diminuire la quota proteica nella razione, oppure trovare delle proteine alternative a minore costo, oppure c'è qualcuno che dice io vado avanti a comprarmi la mia soia, la pago quella che devo pagarla e mi disinteresso di questa cosa, puntando soprattutto all'efficienza della razione. Ecco, queste sono un po' le tre macro categorie che ho individuato parlando anche con gli allevatori, visto che sono tutti i giorni in stalla. Pier Antonio sicuramente avrà delle indicazioni da darci, quindi proprio dei modus operandi, farà delle valutazioni sulla proteina della razione, quindi anche sul discorso aminoacidico, perché dare proteina in razione è un conto, fornire degli aminoacidi in un certo equilibrio è un altro, quindi ci parlerà di questo e farà le giuste valutazioni appunto per quanto riguarda l'efficienza alimentare, per non perdere efficienza in allevamento proprio in questo momento in cui bisogna massimizzare l'efficienza e non perderne. Quindi ecco, ci farà una carrellata di questo. Approfittatene, fate pure delle domande perché lo ritengo una delle persone più preparate da questo punto di vista in Italia. Dico in Italia perché quelli esteri non li conosco, però in Italia sicuramente. Quindi è veramente una garanzia. Io lascerei la parola a lui perché
So che ha una presentazione abbastanza corposa, fate pure domande, se non riusciamo a rispondere adesso perché qua sfuggono, io sto guardando le domande, però non sono sicuro di vederle tutte, in Tecnozoo mi danno una mano dalla regia, però magari qualcuna sfuggirà, quindi se ne sfuggisse qualcuna riusciamo a rispondere anche successivamente oppure anche privatamente. Io per Antonio ti lascerei la parola, se sei tutto pronto. Mi sentite? Sentiamo, tutto benissimo. Bene. Allora, buonasera a tutti da parte mia. Io sono Pierantonio Boldrini e come diceva Giuseppe, sono un veterinario di Tecnozoo che si occupa di vacche da latte. L'argomento di stasera, come vedete dalla slide, riguarda ovviamente il caro soia che ci sta coinvolgendo tutti a vario titolo, come tecnici, come allevatori, come operatori del sistema produzione vacche latte nelle vacche da latte. Le tre istanze di cui parlava poco fa Giuseppe, credo siano le tre istanze che vengono in mente a tutti, no? Di fronte a questa situazione, che sono quella di diminuire l'apporto di questa importante materia prima nella dieta della vacca a latte, ed è un'istanza che potrebbe avere senso se noi ne stessimo usando più del necessario. L'altra, ma se ne stiamo usando una quantità corretta, non avrebbe senso diminuirla. L'altra istanza, trovare delle altre fonti proteiche a minor costo, poi vedremo un attimo qualche confronto, ma devo dire che ultimamente anche questa opzione sembra non essere facilmente percorribile, perché poi c'è stato un adeguamento un po' di tutte le altre proteine di origine vegetale rispetto alla soia, per cui non cambia tantissimo. E la terza istanza che sottolineava Giuseppe era continuare a usarla al modo di prima. Ecco, questo potrebbe essere anche un'opzione intelligente, cogliendo l'occasione di rivalutare se l'impiego che ne sto facendo in razione è già in uno stato di utilizzo ottimale. Di cosa stiamo parlando fondamentalmente? Stiamo parlando di quello che Tono, vedete. Sì? scusami se ti interrompo. Mi stanno comunicando che nella condivisione di Facebook non si vede la slide, ma si vede solo la tua immagine. Se provi a uscire e ricondividere, se no lo facciamo ricondividere direttamente dalla sede e mandano avanti loro la presentazione. Prova, Provo a riproviamo. vedere. Sì. Ora le vediamo. Ok, mi dice che si vedono adesso. Si Ok. vede? Adesso mi dicono di sì. Ok, mi dicono ok. Sì, adesso è perfetto. Ok. Allora, vedete una slide in cui c'è un grafico dove riporta i prezzi della soia negli ultimi 3 anni, 2019, 2020 e 2021, corretto? State vedendo questo? Si vede questo, si vede questo. Ok, come vedete adesso c'è un prezzo nel mese di febbraio intorno ai 53 euro e mezzo per 100 kg di prodotto, o 535 per tonnellata, come preferite. È un prezzo decisamente diverso da quello che noi avevamo conosciuto nel recente passato. Effettivamente, vedete, nel 2020 Tono, c'erano scusami stati. ancora, è sparito tutto, non si riesce a vedere quello che stai condividendo, accidenti. Riproviamo, se no facciamo fare direttamente Allora è dalla meglio sede. che fai fare dalla sede, perché non riesco a capire perché. No, infatti, vediamo se riescono a condividere dall'altra schermata che si vede. Sentiamo Alice se ci sta sentendo, lo può fare. Beh, intanto puoi andare avanti a commentare che. Sì. Ok, sì, siamo di fronte a un prezzo decisamente inusuale, no? Che non avevamo mai visto negli ultimi 2 anni, ma direi nell'ultimo decennio. Se andiamo alla slide immediatamente successiva.
ce n'era. Ce n'è un'altra dopo. Non riesco. Ecco, qua abbiamo il prezzo della soia negli ultimi 6 anni, 7 anni con questo, e vedete che c'è un andamento grosso modo triennale, no? C'è un picco, poi 2 anni tendenzialmente di diminuzione con un successivo picco, eccetera. Però il picco di quest'anno supera di gran lunga i picchi che abbiamo sempre avuto, che arrivavano intorno ai 450 euro a tonnellata. Oggi siamo quasi 100 euro in più sui valori di picco e circa 150 euro in più sui valori medi degli ultimi anni, intorno ai 400 euro a tonnellata. Di cosa discuteremo questa sera? Quindi, tornando alla slide precedente, discuteremo di aspetti economici sull'apporto quanti-qualitativo di proteina barra aminoacidi delle varie fonti proteiche. Parleremo poi di una, in maniera breve, faremo una disamina sulla nutrizione proteica, e per proteica nella vacca da latte deve intendersi azotata e aminoacidica nello stesso tempo, perché parliamo sicuramente di un fabbisogno aminoacidico dell'animale a livello intestinale come proteina metabolizzabile, ma parliamo anche di un fabbisogno azotato del microbiota ruminale. E poi parleremo di qualche strategia nutrizionale utilizzabile per contenere i costi dell'apporto proteico. Proseguiamo. Come valutiamo il costo della proteina? In realtà, nella slide che vedete fra poco, avete la possibilità di vedere come normalmente si ragiona in prima istanza, cioè divido il costo del proteico a tonnellato o a quintale per il valore della proteina che lo contraddistingue, e ho un costo dell'unità proteica, no? In euro. E vedete che ad oggi, siccome nel tempo i vari proteici si sono allineati, in questi ultimi mesi più che in passato, no? In passato c'erano delle situazioni in cui un proteico era disallineato da un punto di vista economico rispetto agli altri, ma ultimamente c'è una sostanziale similitudine economica addirittura del punto proteico. Vedete che siamo all'intorno dell'euro, dall'euro all'euro e 20 per tutte le fonti proteiche, sia la colza, il girasole, la soia. E questo è una prima indicazione che ci fa capire quanto non sia così semplice oggi sostituire in senso economico la soia come fonte proteica. Andiamo alla successiva. Io non posso cambiare le slide. Ok. Potresti farlo, ma c'è qualcosa che ce lo sta impedendo, quindi secondo Sì. me è meglio se lo facciamo fare a livello centrale, perché Ok, c'è il allora rischio di. proseguiamo. Allora, avevamo visto prima che sostanzialmente c'era una similitudine da un punto di vista economico per quanto riguarda il punto proteico, lo rivediamo in questa tabella, tra la soia proteica, il girasole proteico e la colza, il costo della proteina greggia 1,16, 1 e 1,09, quindi leggere differenze che però, se ragionate poi per un ragionamento che volge a un'analisi dell'apporto aminoacidico, in particolare dell'aspetto lisina e metionina, in sommatoria vedete che la soia costa meno del girasole e costa sostanzialmente tanto quanto la colza. Se poi accanto a questa caratteristica strettamente di tipo economico aggiungiamo delle istanze di carattere specifico, come sono per esempio i desiderata di alcuni disciplinari. Noi in Italia produciamo in gran parte latte che va a destinazione casearia e a destinazione casearia DOP. Per esempio, voi sapete che la colza non è prevista né nel disciplinare del Grana Padano né in quello del Parmigiano-Reggiano, per cui anche questa similitudine sia economica che tecnica da un punto di vista aminoacidico non mi è consentita nell'applicazione pratica, per esempio, in questi grandi areali di produzione. La slide successiva.
uno dei proteici, tra virgolette, perché parliamo di proteina sintetizzabile utilizzandola in sede ruminale, ovviamente, è il costo della proteina derivante dallo sviluppo microbico indotto dalla disponibilità di azoto solubile da urea. Vedete che l'urea, in questo caso stiamo parlando di un'urea all'88% che commercializziamo. Il motivo per cui la commercializziamo in questa forma è semplicemente perché è un'urea che si può utilizzare senza avere nessuna autorizzazione alla produzione di mangimi. Sapete che l'urea si può utilizzare in forma zootecnica e quindi distinta da quella agricola in quanto pura e non contaminata da eventuali metalli pesanti, soprattutto, però è un additivo e quindi può essere utilizzato soltanto da chi ha un'autorizzazione a produrre mangimi, cosa non sempre, quasi mai devo dire, è disponibile in un allevamento di vacche a latte, per cui è bene utilizzarla sotto forma di mangime complementare. Sviluppa circa 250% di proteina e il costo a questo punto della proteina è intorno a 0,30 centesimi, quindi un terzo delle altre fonti proteiche. Ancora una volta ci sono delle situazioni che non ne consentono l'utilizzo, tipo i disciplinari, però anche per chi fa grana, voi sapete che potrebbe essere utilizzata negli animali giovani fino ai 7 mesi di gravidanza, ovviamente con rumine funzionante, e quindi in queste categorie di animali potrebbe essere un elemento che determina un certo risparmio all'impiego di fonti proteiche più costose, compresa la soia e non solo. Tra l'altro, spesso con un utilizzo che non muove solo da una questione economica, ma anche da una questione tecnica, perché il fabbisogno principale per i batteri cellulosolitici è l'azoto solubile e non sempre le diete destinate a questi animali ne hanno una quantità corretta da un punto di vista tecnico, per cui al di là dell'utilità oggi legata anche a motivazioni economiche, potrebbe essere veramente utile con una finalità di efficienza ruminale in questa tipologia di animali giovani l'impiego di fonti azotate come l'urea. Proseguiamo. Allora, abbiamo parlato di aspetti economici, avete visto che il punto proteico non è sufficiente, bisogna approfondire anche l'aspetto di supplementazione aminoacidica che derivano dalle varie fonti. Perché? Perché quando parliamo di nutrizione proteica della vacca al latte, dobbiamo ricordare che la vacca al latte ha un fabbisogno di aminoacidi e non banalmente di proteina. E questo fabbisogno aminoacidico può essere soddisfatto soltanto attraverso rispettando tre criteri, che sono prima di tutto la sintesi proteica microbica operata dai batteri ruminali. Se noi non ottimizziamo questa fonte, saremo sempre perdenti, non solo da un punto di vista economico, perché è la fonte più economica di proteine che possiamo pensare di avere disponibile a livello intestinale, ma anche da un punto di vista tecnico, perché è la proteina più bilanciata in senso aminoacidico che possiamo immaginare di avere disponibile all'assorbimento. Avremo poi un secondo step, che è quello di associare alla massima quantità di proteina microbica una proteina indegradabile, che è la proteina alimentare che non viene degradata in sede ruminale e che quindi bypassa. E di questa la cosa più importante è la digeribilità intestinale da un lato e la qualità aminoacidica che la compone. Poi abbiamo anche una piccola quantità, vedete circa un 5% di proteina endogena per il ricambio cellulare. Andiamo avanti. Ah, questo è un piccolo schema che ci fa ben capire in maniera semplice cosa succede in questa grande camera di fermentazione fantastica che è il rumine, prima di arrivare all'intestino tenue. Entrano tutti gli alimenti che contengono azoto, quindi gli elementi di matrice proteica.
e questi alimenti contengono proteina vera, proteina azoto non proteico, e l'urea ovviamente non deriva soltanto da eventuali additivazioni della dieta con urea, ma voi sapete che ricircola anche con la saliva, è un sistema che la vacca adotta fisiologicamente per massimizzare l'utilizzo dell'azoto degradabile che potrebbe eventualmente sfuggire inizialmente all'attività microbica. E quindi attraverso l'urea presente nel sangue poi rientra attraverso la salivazione. E la proteina degradabile è una quota importantissima, è circa 2/3 della proteina totale e 1/3 deve essere quella non degradabile. Come vedete, la proteina degradabile RDP, una volta arrivata nel rumine, dà origine a una lisi e si trasforma in amminoacidi e azoto ammoniacale, come pure azoto ammoniacale deriva dall'azoto ureico o simili. Queste fonti, sia di azoto ammoniacale sia di tipo amminoacidico, vengono sfruttate dalle popolazioni microbiche del rumine, quella cirrosolitica prevalentemente, la componente ammoniacale, quella amilolitica prevalentemente, quella amminoacidica, e poi questa componente microbica si somma come disponibilità all'assorbimento intestinale, in senso amminoacidico, alla proteina non degradabile nel rumine che bypassa. Questi peptidi ulteriormente scissi ad amminoacidi si rendono disponibili alla vacca per l'assorbimento. Seguiamo. Ecco, quanto deve essere la proteina solubile? È una quantità importante, è circa quasi il 40%, no, della proteina grezza totale, per cui è una quota che non sempre è soddisfatta, soprattutto quando la quantità di insilati no, non è importante nei razionamenti e quindi anche nelle razioni a grana, dove c'è una buona disponibilità di distillati, ma soprattutto di silo mais o pastoni, non sempre questa quota è sufficientemente rappresentata. Per cui anche in queste diete ci può essere l'utilità di un aumento della quota degradabile derivante da fonti di foraggi particolarmente digeribili, sfalciati giovani o anche insilati ad appassimento variabile. Cosa è importante monitorare nella supplementazione azotata di una vacca? Una informazione utilissima è l'urea del latte, facilmente monitorabile, il suo valore è molto prezioso nel tempo, al di là del singolo valore, è il trend che ci interessa, perché essendo in equilibrio con quello del sangue, capire eventuali eccessi o eventuali sbilanciamenti nell'equilibrio azotato della dieta che stiamo fornendo ai nostri animali. Perché ci interessa l'efficienza dell'utilizzo dell'azoto, di cui l'urea nel latte è uno specchio molto fedele e attendibile? Perché ci consente di migliorare l'income over feed cost e la redditività. Stiamo parlando di spesa per supplementare proteine alle vacche attraverso fonti proteiche come la soia, e quindi se noi miglioriamo l'efficienza di uno dei nutrienti più costosi, che è la proteina, da un lato, e tra l'altro uno dei nutrienti meno producibili in proprio dall'azienda stessa, nel senso che la quota energetica e amilace in particolare, almeno negli areali della pianura padana, è veramente facilmente producibile in senso economico competitivo. Diverso è per quanto riguarda la quota proteica. Facciamo un inciso a questo punto, e a questo punto, per esempio, una delle soluzioni che ci sta dando più possibilità di antagonizzare il costo della soia è la valorizzazione della medica all'interno dei razionamenti, medica soprattutto in forma di medica insilata, e anche perché
alcune tecniche di conservazione come la diffusione dei balloni ad alta densità, penso che tutti voi abbiate avuto l'opportunità di vedere, se non utilizzare queste tecniche di conservazione oggi, parlo di macchine come la Orkel o la Gowell, sono prodotti che sono sistemi che ci consentono di raccogliere la medica a sostanze secche superiori al 40% tranquillamente, fino anche al 70%, con la possibilità di portare a casa veramente tutto quello che di buono ha da darci questa coltura in senso azotato. Non è raro trovare prodotti così conservati con valori di proteina superiori al 20% sulla sostanza secca. A questo punto un ettaro di medica riesce a produrre una quantità di proteina che è paragonabile ma spesso superiore a quella che produce un ettaro di soia da eventualmente riempiegare in stalla. Per cui è una cultura che oggi merita di essere assolutamente rivalutata sia da un punto di vista agronomico ma anche da un punto di vista economico e dietetico nelle vacche. Questo per migliorare l'efficienza economica, tutto sommato la sostenibilità non solo economica ma anche ambientale e alla fine la salute delle vacche. Posso farti una domanda? Sì, prego. Visto che parlavi di conservabilità della medica, no? E dell'aspetto dell'insilamento, poniamo l'attenzione quindi sul discorso della sostanza secca, quindi la raccolta di un prodotto non troppo umido, perché sennò molti si sono disinnamorati di questo tipo di raccolta, perché probabilmente raccoglievano il prodotto eccessivamente umido. E invece per quanto riguarda l'utilizzo di additivi da durante la raccolta, quindi additivi chimici, comunque di derivazione naturale, piuttosto che di additivi microbiologici. Hai esperienza in questo senso? Pensi che possano essere un aiuto per andare a tamponare quello che è l'effetto dell'ammoniaca, che poi tende ad avere effetto tampone durante l'insilamento della medica? Cosa ne pensi di questo allora, tema? Beh, grazie della domanda, perché è un prodotto veramente interessante la medica, bisogna ovviamente conservarla bene, però queste nuove tecniche ci danno la possibilità di farlo in maniera molto facile, tutto sommato. Solitamente condizioniamo il prodotto, condizioniamo con delle falce condizionatrici a rulli, non lo apriamo, lavoriamo sempre sull'andana e quindi in seconda giornata tendiamo a chiudere le andane fatte dalla condizionatrice, di due ne facciamo una di solito, e lavoriamo in terza giornata, la seconda o alla fine della seconda giornata in trinciatura, che poi viene gestita con questi balloni ad alta densità. È possibile anche con le presse di oggi comunque lavorare con i balloni classici, possibilmente compresse a camera variabile e con coltelli, in modo da aumentare la quantità di massa all'interno del ballone. La sostanza secca di solito la portiamo oltre il 40%, questa è una sostanza secca che ci dà anche la possibilità di gestire molto bene fermentazioni anomale di tipo clostridico e che non ci sono. Per quanto riguarda gli additivi, stiamo orientandoci sempre di più a favore dell'utilizzo di alcuni acidificanti e non dei fermenti lattici, acidificanti a base di acido benzoico e acido sorbico, che hanno un'azione estremamente interessante sul controllo di eventuali muffe. Con questi prodotti, che sono utilizzati anche nell'industria conserviera delle marmellate, come sapete, non notiamo nessuna alterazione di tipo fungino sui prodotti e abbiamo la massima conservabilità della massa. In più, lavorando a sostanze secche oltre il 40%, ma ho testato nell'ultima settimana prodotti che arrivavano anche al 70% con una qualità veramente invidiabile nelle vacche e con impieghi di
5-6 kg di prodotto all'interno della dieta. Quest'ultimo prodotto di cui ho in mente faceva il 23% di proteine sul secco, per dirvi. Per cui credo che sia una soluzione interessante per contenere l'acquisto di proteina all'esterno dell'azienda. Interessante anche il discorso che facevi a proposito di questi conservanti per non fare, per non indurre in errore, no? Poi sono l'acido benzoico, poi è utilizzato, hai detto bene, in industria alimentare e comunque anche in natura è utilizzato proprio dalle piante per difendersi in alcuni casi, no? Da attacchi proprio fungivi. Quando Mi noi spiegavi vediamo. tu una volta in macchina, mi raccontavi di questa cosa, quindi Sì, era sì. giusto per tranquillizzare sull'utilizzo di queste sostanze che comunque sono assolutamente tranquille, ecco. Sì, sembrano nomi Ecco, sembrano altisonanti nomi. Bravo, bravo. e chimici, ma stiamo parlando di quello che c'è nelle bacche rosse che vediamo delle volte in montagna, no? In primavera, che hanno passato tutto l'inverno e sono assolutamente sane, nonostante piogge, nevicate, eccetera. Sono delle sostanze che contrastano eventuali attacchi fungini, muffe, eccetera. E sono assolutamente naturali, anche se di produzione sintetica. Come ruolo molto, molto più naturali di altre sostanze che abbiamo usato e che mangiamo nelle merendine che diamo ai nostri figli delle volte. Per cui i lattobacilli non sono una strada sbagliata, ovviamente, ma per quanto riguarda la nostra esperienza, delle volte sono una strada più difficile da porre in atto in termini corretti, perché la conservazione del prodotto nella fase di distribuzione, lo stress di temperatura a cui può essere sottoposto, no? All'interno della botte, sia a livello della trincia, sia a livello dell'eventuale botte montata sulla rotopressa, può arrivare a comprometterne l'efficacia. Quindi stiamo parlando di prodotti che hanno un'efficacia sicuramente comprovata e ottima in condizioni ideali di utilizzo, che non sempre però riusciamo a garantire nelle normali operazioni di raccolta. Per cui, se questo è, per esempio, nei tagli centrali estivi di luglio-agosto, non è difficile pensare che la macchina, se rimane magari lì un attimo, anche nella pausa del pranzo, possa arrivare a 50 gradi, no? L'acqua dentro sotto il sole è a 50 gradi. Siamo abbastanza vicini a quella temperatura che Luigi Pasteur ci aveva detto utile per eliminare i batteri con la pastorizzazione. Per cui, sì, delle volte noi incolpiamo certi prodotti di non funzionare quando non siamo riusciti, per questioni contingenti, a usarli bene. Per cui, in alcune situazioni, forse è meglio usare altri tipi di additivo che ci consentono una maneggevolezza decisamente migliore. Andiamo avanti. Ecco, il concetto per massimizzare la sintesi microbica, come sapete e sappiamo da tempo, è quello di creare all'interno del rumine una sincronia di disponibilità fermentativa sia della componente azotata, a partire dall'ammoniaca alla proteina degradabile più o meno velocemente, e sia per quanto riguarda la componente glucidica. Per cui, per esempio, se voglio risparmiare soia e migliorare la sintesi microbica, nella mia dieta dovrebbero esserci degli zuccheri, no? Visto che i nostri alimenti ne sono tendenzialmente carenti rispetto a quella quantità che il rumine suggerisce ideale del 5-6%. Il rumine è nato per nutrirsi di erba fresca che di zuccheri è ricca. I nostri alimenti affienati o insilati ne perdono una quantità rilevante rispetto al potenziale contenuto dell'erba, no? Fresca. E gli insilati, ancor più che i fieni, perché nel processo di insilamento, come ben sapete, la componente glucidica viene trasformata dai batteri lattici in acidi organici che poi ci consentono di conservare la massa insilata anche in presenza di determinate quantità d'acqua rispetto all'essiccazione.
Per cui se non aggiungiamo zucchero noi già perdiamo una possibilità fermentativa iniziale che potrebbe valorizzare la quota di azoto degradabile, velocemente degradabile se c'è, o consentire di inserirlo se non c'è, in modo da avere la massima crescita microbica, che come dicevamo prima è il primo requisito per migliorare l'efficienza amminoacidica della dieta. Vedete, quindi quali sono queste fonti, no? Da una parte l'energia, dall'altra la proteina, deve esserci un equilibrio sempre. Sono gli zuccheri, come dicevamo, come gli acidi grassi volatili, anche questi contenuti, per esempio, negli insilati, e dall'altra parte l'azoto non proteico, le proteine solubili presenti negli alimenti. E questa è la quota più veloce, poi c'è una quota meno veloce, più lentamente degradabile, rappresentata dagli amidi, dalla fibra solubile, e dall'altra parte abbiamo la proteina degradabile e una quota di proteina legata alla fibra, all'NDF, e poi avremo una quota residua che non è degradabile, che è la fibra lignificata o la lignina stessa e la proteina legata in maniera importante la DF. E poi abbiamo la quota non degradabile della proteina, la cosiddetta proteina bypass, la quale può avere un suo ruolo interessante a patto che abbia queste altre due caratteristiche, oltre a quella di bypassare il rumine, quindi di non essere stata degradata e utilizzata in senso fermentativo dei batteri. La prima caratteristica che deve avere la proteina bypass è quella di essere digeribile, perché se bypassa il rumine, ma bypassa anche l'intestino, in realtà l'unico suo destino è andare a finire nelle feci e quindi ci interessa relativamente poco. Due, l'altra questione, oltre alla digeribilità, è la sua qualità amminoacidica, perché se non ha un equilibrio amminoacidico efficace, ancora una volta non ci dà dei risultati interessanti da un punto di vista produttivo. Andiamo avanti. E a questo proposito di rapporto tra gli amminoacidi, vedete che il rapporto ideale tra i due amminoacidi fondamentali, tra gli essenziali, cioè la lisina e la metionina, è un rapporto intorno al 3 e 1, che coincide, tra l'altro, come vedete, con la curva di massima efficienza economica dell'income over fixed cost. Quindi quando io somministro lisina in un rapporto di 3 a 1 con la metionina della dieta a livello di proteina metabolizzabile, ho tendenzialmente anche la miglior resa economica della dieta in senso di efficienza alimentare, di trasformazione, quindi di questi alimenti in latte, e conseguentemente un miglioramento della resa economica per quanto riguarda l'income over fixed cost, che vi ricordo essere quello che resta al giorno dalla vendita del latte di una vacca, tolti i costi alimentari. Quindi quando noi ragioniamo di dieta, è giusto ragionare di costo totale della dieta, ma soprattutto di efficienza alimentare e di resa economica della dieta. Poco importa che una dieta costi 10, 20, 50 centesimi in più, se rispetto a quella che ne costa 50 di meno, produce un UFC più alto, perché l'UFC è quello che resta dopo aver detratto il costo della dieta. Se resta di più, anche se la dieta costa di più, la strada è comunque giusta. E l'efficienza alimentare è l'altra grande leva che ci fa capire cosa sta succedendo, nel senso che avere un'efficienza alimentare di 1,5 o 1,6, stiamo già parlando nel primo caso di un valore buono, ma nel secondo il valore è ancora maggiore. 1,5 vuol dire 1,5 kg di latte per ogni chilo di alimento secco ingerito, 1,6 1,6 kg di latte per ogni chilo di alimento secco ingerito. Voi capite che tra le due diete io ottengo un etto di latte in più, a parità di sostanza secca ingerita. Se la sostanza secca ingerita costasse uguale, vuol dire che sui 23 kg, supponiamo che può essere una sostanza secca media ingerita da due mandrie, una fa 2 kg
e 6 di latte in più, se volete, o fa 2,6 kg senza costo alimentare. E questo vuol dire risparmiare 50-60 centesimi al giorno. Esattamente quanto oggi ci sta incidendo in più l'inserimento medio della soia rispetto ai prezzi pre-aumento in una dieta standard. Proseguiamo. Ecco qui vedete il rapporto che dicevamo e che coincide con la massima efficienza sia tecnica ma anche economica di 3 a 1 per quanto riguarda la lisina sulla metionina, e questo vale anche per gli aminoacidi essenziali della proteina metabolizzabile. Ovviamente sulla proteina digerita intestinale i valori sono di 7,5 per la lisina e di 2,5 per quanto riguarda il rapporto percentuale sulla proteina metabolizzabile, sono di 15% della lisina e 5% della metionina. Ah, una cosa che c'è scritta nella didascalia sotto, no, non è che se io do in più o in più non succede niente. Delle volte, per esempio, se io avessi degli apporti di metionina decisamente sovrabbondanti, no? 50-60% in più addirittura dei fabbisogni previsti, questi potrebbero addirittura avere un effetto negativo sull'aspetto ingestivo. Ovvio che questa situazione è difficile verificarsi a questi dosaggi, ma prima di arrivare a delle situazioni di carattere grave come questa, abbiamo sicuramente delle aree di inefficienza economica in apparente se non vado a misurarle. Per cui vi consiglio sempre di tenere traccia dell'efficienza alimentare e dell'income over fixed cost delle vostre aziende. Non è una cosa difficile, anzi è assolutamente semplice, basta tenere traccia della quantità di alimento che noi diamo al gruppo delle vacche in latte, e quindi quanti quintali banalmente di Unifeed scarichiamo. La dieta la conosciamo come valori di sostanza secca, e quindi abbiamo la sostanza secca ingerita da quegli animali, e abbiamo il latte ovviamente prodotto, o meglio consegnato, nel senso che l'efficienza tecnica è il latte prodotto rispetto a quello all'alimento ingerito, ma noi preferiamo valutare l'efficienza, diciamo, economica, cioè il latte venduto rispetto all'alimento ingerito, e quindi l'IOFC conseguente, che è il valore generato da quel latte venduto rispetto al valore dell'alimento utilizzato dalle vacche che abbiamo in quel momento in produzione. Di fare un'aggiunta, Pierantoni, visto che è un tema a cui tengo molto anch'io, questo dell'efficienza alimentare e l'IOFC, noi del gruppo Tecnozoo abbiamo proprio un gruppo di lavoro che si occupa di questo, e quindi può dare una mano a tutti per tenere traccia di questi dati, come hai ben spiegato, e poi elaborarli, quindi avere poi dei risultati da commentare insieme e eventualmente migliorarli. Quindi mai più, cioè mai più che in questo caso, con aumento proteico diventa proprio fondamentale l'utilizzo di questi strumenti. E noi siamo proprio a disposizione di chiunque lo chieda per valutare insieme e trovare la soluzione migliore, quindi al di là di formule magiche, formule vere, formule oggettive che ci permettono di fare delle valutazioni economiche e permettono agli allevatori di poter andare avanti anche nei momenti di difficoltà. Quindi questo è un po' il nostro obiettivo del momento. Poi non ti interrompo più, Antonio. No, ma non sono interruzioni, sono utili precisazioni, nel senso che no, non sempre il latte, no, è sufficiente per capire cosa sta succedendo, nel senso che se, come in questo caso, io modifico una razione riducendo l'apporto della soia, lo sostituisco con un'altra fonte proteica e il latte non cala, quindi presumo di aver fatto una buona cosa perché sto facendo lo stesso latte di prima e magari e sto risparmiando 10-15 centesimi sulla dieta delle vacche, almeno la dieta teorica. Poi magari le vacche tendono a mangiare di più, e questo è qualcosa che a tutti noi tende a piacere, no? Perché se una mandria mangia è un buon segno tendenzialmente, però se a questa maggiore ingestione poi non si correla
un conseguente aumento di produzione, ecco che il beneficio che io inizialmente pensavo di aver conseguito non lo conseguo, e questo vi posso assicurare che è molto facilmente misurabile facendo quello che dicevamo prima, cioè misurando l'efficienza alimentare degli FC rispetto semplicemente a controllare la produzione nella vasca, nel tank del latte, no? Perché ci sono delle dinamiche variabili, perché l'ingestione la monitoriamo sempre, ovviamente la seguiamo, ma non gli diamo sempre un peso economico così stretto, eccetera eccetera, perché delle volte la vacca compensa ovviamente cercando di compensare in senso ingestivo. La vacca, dicevamo, fa bisogno di aminoacidi metabolizzabili, che sono i costituenti della proteina metabolizzabile, e quindi il nostro focus quando parliamo di nutrizione e dieta e di proteine nella dieta delle vacche deve essere sempre la proteina metabolizzabile. Ricordando che la vacca è un ruminante, quindi a differenza di un monogastrico, la proteina metabolizzabile che arriva a livello intestinale è la somma, sempre la somma, della proteina di origine microbica e della proteina bypass alimentare. Tenendo conto che la proteina metabolizzabile della vacca latta è intorno ai 2500-2800 grammi, ed è i due terzi della proteina totale sintetizzata in un giorno. Perché il focus della proteina è così importante? Sappiamo che per fare latte serve una certa quantità di proteine, ma sappiamo che le proteine svolgono un ruolo fondamentale da tantissimi punti di vista, immunitario, per esempio, gli anticorpi sono proteine, ma anche nei processi di tipo antinfiammatorio rientrano le proteine tipo la metionina, l'arginina, eccetera, no? Diversi aminoacidi. Per cui basti pensare a cosa succede nella mobilizzazione di riserve proteiche in transizione, vedete i giorni rispetto al parto nell'asse delle X, e fino al parto non c'è un grande consumo, poi poco prima del parto e subito dopo questo consumo di proteina aumenta, e c'è proprio una mobilizzazione da parte delle riserve muscolari della vacca, e questo deficit, se tutto va bene, si riequilibra dopo, vedete, circa 30 giorni dal parto. E in questa fase, che riconosce nella prima settimana il suo aumento più intenso, è importantissimo supplementare quote importanti di proteina in senso quantitativo e qualitativo. Se fosse possibile, sarebbe veramente utile avere il gruppo delle vacche freschissime nei primi 30 giorni, alimentabile a parte, per poter supplementare soprattutto questa quota di nutrienti aminoacidici. In questi gruppi, dove è possibile, stiamo lavorando oggi intorno al 18% di proteina nella dieta, per darvi un dato molto grezzo ovviamente, ma per darvi un'idea indiretta di quanto sia importante questo apporto. Il motivo è abbastanza semplice: c'è il grande esborso dell'animale fresco col colostro, no? Le proteine del colostro sono 4-5 volte quelle presenti nel latte normale dopo, per il motivo legato alle immunoglobuline del colostro stesso, ma c'è anche una necessità aminoacidica di tipo neoglucogenetico negli animali freschi, cioè utilizzano gli aminoacidi per produrre energia, perché l'energia è sempre un fattore tendenzialmente limitante ad inizio lattazione, non fosse altro oltre che per il grande fabbisogno generato dalla mammella, per il fatto che la vacca non sta ingerendo quantità importantissime di alimento. Ma c'è anche un fabbisogno di tipo antinfiammatorio e antiossidante, di tipo aminoacidico. Per cui quando noi parliamo di fabbisogno aminoacidico e proteico, dobbiamo considerare le richieste, ma dobbiamo considerare anche il fatto di non far aumentare queste richieste, no? E a cosa mi riferisco? È ovvio che non possiamo pensare di ridurre le richieste
della mammella, perché ci serve per produrre latte, ma ridurre le richieste di patologie infiammatorie, sì, noi stiamo utilizzando da qualche tempo, per esempio, dell'aspirina vegetale nell'animale fresco, sia il giorno del parto, ma anche nei giorni successivi, con risultati decisamente interessanti, sia sotto il profilo sanitario, ma anche produttivo e in particolare riproduttivo. Una prova che abbiamo condotto qualche anno fa in 600 vacche, quindi un gruppo importante di una stalla che ci dava la possibilità, avendo delle stalle gemelle, e quindi le 600 vacche erano divise praticamente in due gruppi da 300, a stalle di 2 a 2, ci dava la possibilità di fare una prova di campo con dei crismi tendenzialmente di tipo sperimentale, quindi con un controllo e un trattato. Con tutto uguale e con un trattamento per i primi 30 giorni di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie nella dieta, abbiamo visto poi delle ricadute estremamente positive sulla fertilità e quindi delle ricadute che erano ben lontane dal periodo di trattamento. Esperienza che poi è stata confermata da altri studi fatti in altre parti del mondo, con un miglioramento del PRD di quasi 5 punti negli animali trattati, no? Che poi ricevevano esattamente la stessa dieta, lo stesso trattamento anche di tipo gestionale, eccetera, eccetera. Per cui quando parliamo di aminoacidi parliamo di veramente tanti aspetti. Come intervenire sostanzialmente per gestire queste questioni? Intanto, prima di tutto, bisogna massimizzare, come dicevamo, la sintesi proteina microbica, supplementando anche fonti degradabili senza che questo diventi eccessivo, ovviamente, no? Nel senso che l'equilibrio è la condizione fondamentale e noi abbiamo, tra i tanti strumenti di controllo, oltre a quello analitico delle diete e i software di razionamento dinamico che ci possono dare con delle equazioni predittive e delle indicazioni, abbiamo anche degli elementi molto pratici, come per esempio l'urea nel latte, per avere una conferma di quello che stiamo facendo. Una volta massimizzata la sintesi microbica, fornendo sia fonti glucidiche che fonti azotate a degradabilità scalare, dobbiamo pensare alla frazione non degradabile, quindi alla frazione bypass. Anche in questo caso, stando ben attento a non eccedere, per quale motivo? Cioè, beh, c'è un motivo primario che è economico: le fonti di proteine bypass sono tendenzialmente costose. Secondariamente, quando noi aumentiamo la proteina degradabile, tendiamo non degradabile, cioè la proteina bypass, tendiamo ad affamare il rumine, cioè a rendere poco disponibile dell'azoto in sede ruminale, e questo è un errore che dobbiamo assolutamente evitare da un punto di vista sanitario in primis e economico in secundis, e poi dobbiamo preoccuparci che questa proteina bypass abbia un corretto bilanciamento aminoacidico, perché se no non renderà come dovrebbe. E una volta fatto questo, e solo dopo aver fatto questo, possiamo pensare alla nutrizione aminoacidica bypass. Oggi il mercato ci mette a disposizione degli ottimi prodotti in questo senso: metionina, protetta e anche lisina. Direi che però questo approccio assolutamente efficace e condivisibile è sensato da tutti i punti di vista tecnico ed economico, dopo che abbiamo fatto i primi due che abbiamo detto, cioè prima di tutto la sintesi microbica ruminale e poi la valutazione del bypass che deriva dal razionamento. Una volta considerato questo, possiamo pensare al resto. Se non lo facciamo in quest'ordine, nella migliore delle ipotesi, la nostra efficienza economica non sarà la migliore possibile. Qua c'è un piccolo esempio di un confronto in questa slide e in quella successiva di degradabilità proteica, di bypass proteico e di digeribilità intestinale di alcune fonti proteiche a base soia, la soia bypass, tipo la soy bypass, della soia estrusa,
la farina di estrazione o delle soie eccessivamente trattate dal punto di vista termico. Ci sono sia delle valutazioni del CNCPS sia dell'NRC e del CRPA. Comunque, come potete vedere nella colonna RDP, cioè la proteina degradabile rispetto alla proteina grezza totale, la soia farina di estrazione normale è quella più degradabile di tutte, no? E quindi indirettamente è meno bypass rispetto all'estrusa e ancora meno rispetto alla soia bypass. Però se andate a vedere l'ultima colonna, quella dove praticamente si considera la digeribilità totale della proteina dell'alimento, scopriamo che a parte la soia trattata in maniera eccessiva, bruciata per capirci, dove il bypass è altissimo, no? Oltre il 90%, ma la digeribilità intestinale è quasi infima, il 20%, quindi quello bypassa, ma bypassa fino alla merda. La farina di estrazione ha dei valori di digeribilità totale interessantissimi, perché quello che non bypassa prima è stato sicuramente sfruttato ottimale microbiota ruminale. Per la soia estrusa abbiamo dei buoni valori totali e un bypass in equilibrio con la componente ruminale di degradabilità. Per quanto riguarda invece la prodotti tipo il soy pass, abbiamo interessanti valori di completamento a una degradabilità scarsa, per cui potrebbe essere l'alimento che si associa una volta che ho ottenuto il massimo di sintesi microbica. Per quanto riguarda invece lo stesso approccio sui foraggi, è abbastanza interessante vedere come la medica abbia una digeribilità proteica estremamente alta, paragonabile a quella del silo mais o delle graminacee, ma l'interesse in questo senso è che ha un contenuto di proteina che è il doppio di una graminacea normale e quasi il triplo del silo mais, no? Come fonte proteica. Per cui dicevamo prima che un etero di medica può produrre almeno la quantità di proteina che produce un ettaro di soia, ha dei costi inferiori, perché le operazioni culturali che richiede la medica sono decisamente meno costose e onerose rispetto a quelle della soia, non fosse altro che le operazioni di semina vengono svolte una volta ogni 4 anni e quindi poi ho semplicemente le operazioni di raccolta da gestire e le operazioni di coltivazione sono molto meno costose rispetto ai mezzi tecnici che richiede la soia. Qua abbiamo una tabellina dove è indicato il confronto degli aminoacidi principali di vari alimenti o prodotti, no? Vi inviterei a considerare le due colonnine di lisina e metionina che sono nella parte centrale della slide, sotto LIS e MET. E vedete, la lisina, i valori che superano il 6 non sono tanti, e vedete che sopra il 7 abbiamo il latte e i batteri. Vorrei farvi osservare che i valori di lisina e metionina del latte, quindi della proteina del latte, della proteina microbica, dei batteri ruminali, sono molto molto simili. Questo vi fa capire cosa è riuscita a fare la natura e il buon Dio, cioè ha fatto sì che ciò che si sviluppa in senso microbico nel rumine, per poi venire assorbito a livello intestinale aminoacidico dalla vacca, è la cosa più simile a quello che serve a produrre il latte. Un altro numero che comincia per 6, tra tutti, vedete, è la soia, guarda caso, ed è per questo che è uno degli elementi più necessari e sostituibili fino a un certo punto, mentre l'altro numero molto alto è la farina di sangue, che però noi non possiamo usare. Io ho avuto la possibilità di usarla in anni non recenti, quando ancora si poteva usare, e devo dire che come fonte di lisina era estremamente interessante. La metionina, poi, vedete che la colonna ovviamente comincia con numeri ben diversi, il rapporto, dicevamo, ideale tra lisina e metionina di 3 a 1, per cui se da una parte avevamo il 6 pieno, dall'altra dovremmo avere un 2, no?
per avere il rapporto ideale. Ancora una volta, questo si configura a livello della proteina del latte microbica, dei batteri, e si configura anche con proteine come per esempio quella della medica. Non a caso non abbiamo il 6, ma il rapporto tra lisina e metionina è abbastanza interessante, 4 a 4 di lisina e 1 a 4 di metionina. Andiamo avanti. Qua c'è ancora una tabella dove diversi autori mostrano che i livelli ideali, nel tempo si è capito che i livelli di lisina rispetto alla metionina devono essere più alti, quindi un rapporto di 3 a 1. Ancora un'altra tabella. E qua in fila in istogramma, forse è più caro rispetto a una tabella, questo grafico, fatto l'esempio della proteina batterica, no? Per quanto riguarda il contenuto in lisina, che poi coincide fondamentalmente con quello del latte, tutti gli altri alimenti ne hanno di meno, a parte il sangue, dicevamo, è seguito dal pesce, la soia è il quarto, no? La canola o colza è quella che si avvicina molto alla soia da questo punto di vista, ma vedete che la medica non la segue distante. Medica meglio ancora del girasole, che è di tutto rispetto, no? I distiller da questo punto di vista, come vedete, sono la parte finale dell'istogramma. Quindi in conclusione, quando noi parliamo di nutrizione proteica, dobbiamo parlare di nutrizione aminoacidica, dicevamo, con il focus sull'efficienza dell'utilizzo dell'azoto. Questo per una questione di redditività, ma anche di salute delle vacche, soprattutto con particolare riferimento alla transizione. Se noi non riusciamo a gestire la nutrizione proteica in maniera ideale nella fase di transizione pre-parto e postpartum, abbiamo delle perdite gravissime dal punto di vista sanitario e produttivo e riproduttivo. Avrete sicuramente notato come anche l'aspetto proteico delle diete da preparto negli ultimi anni si è progressivamente aggiornato a rialzo. Ragionavamo su valori intorno al 12% fino a 15 anni fa, oggi stiamo lavorando a livelli di proteina grigia tra il 14 e il 15% e di proteina metabolizzabile, per essere più specifici e corretti, intorno a 1400-1500 grammi di proteine metabolizzabili in preparto nella vacca. Inoltre, consentire di ridurre i livelli di urea nel sangue, intanto ci dà la misura di come stiamo conducendo la nostra nutrizione proteica. E conseguentemente ci consentirà di essere più performanti da un punto di vista economico e di avere anche un allevamento più sostenibile da un punto di vista ecologico, che credo sia una nostra responsabilità come allevatori e come tecnici di settore, per essere anche assolutamente trasparenti verso un'opinione pubblica che questo chiede, anche a ragione credo, e che noi possiamo sicuramente dare senza proposte strane, no, bucoliche e poco realistiche, come delle volte vengono proposte da un'informazione poco seria e poco veritiera. Io ho terminato la mia presentazione, per cui auguro veramente a tutti voi una buona nutrizione aminoacidica e vi ringrazio per l'attenzione. Se poi c'è qualche domanda, volentieri, se posso rispondere. Antonio, io ti ringrazio. Aspettiamo e vediamo se c'è qualche domanda qua nei commenti. Anch'io sott'occhio qua la schermata di Facebook, quindi vediamo se arriva qualche domanda. E in Giusto per sostanza, no? riassumere e Sì. per verificare se ho capito. Allora, le cose da fare in pratica, in risposta a questo aumento del prezzo della soia,
rispetto a quello che abbiamo detto all'inizio, forse magari qualcuno si è collegato, stava facendo alla fine, e allora all'inizio, e anche tu poi avevi confermato, avevamo fatto tre supposizioni, no? Allora la squadra cresce, quindi cosa faccio? Taglio la quota proteica della razione, uso una fonte alternativa, oppure posso usare la soia indistintamente. Da quello che ho capito dal tuo intervento completo ed interessante, secondo me allora dobbiamo continuare ad utilizzare la soia, magari massimizzare l'efficienza aminoacidica, cercando di sfruttare meglio le fonti aziendali come apporto di proteina, quindi le mediche, abbiamo detto, massimizzare l'efficienza ruminale, quindi eventualmente utilizzare degli zuccheri se questi non sono sufficienti in razione. Ecco, mi sono annotato l'urea, dove si può utilizzare, esatto, animali giovani, dove il disciplinare non lo vieta, in piccole quantità, abbiamo visto avere un costo di punto proteina molto basso, molto competitivo, quello, ecco, vedo delle domande qua. Ecco, quanto dovrebbe essere l'urea nel latte? Io lascio rispondere a te, Pier Antonio. Noi abbiamo questo servizio, tra l'altro, che è di misurazione anche dell'urea. Il nostro gruppo di TMT, Tecnozoo Monitoring Team, composto dai nostri esperti, si occupa anche di questo. Abbiamo a disposizione uno strumento che ci permette di misurare l'urea nel latte direttamente in stalla, quindi in maniera puntuale, e riusciamo a tracciare delle curve d'andamento nel tempo. Quindi non ci focalizziamo, come dicevi tu, sul punto, sul valore puntuale della giornata, ma tendiamo a fare delle curve durante le settimane. In questa maniera abbiamo l'andamento effettivo dell'urea. Però qua chiedevano appunto quanto deve essere l'urea nel latte per non avere spreco di proteina. Allora, premesso che la qualità del campione è fondamentale, perché un campione conservato male, anche ovviamente involontariamente, può dare dei valori che non sono il valore reale dell'urea di quel campione, no? Ma il valore che viene poi letto su quel campione non conservato bene. Quindi sarebbe ideale misurarlo sul campione freschissimo e senza tanti giri. Noi in questo senso, perché vogliamo fare anche la nostra determinazione oltre a quella disponibile magari dal caseificio o da altre fonti, perché potendo misurare il campione con uno stato di conservazione noto, sappiamo che quel valore è abbastanza predittivo. Di solito cerchiamo di avere un dato settimanale almeno, no? In modo da avere una curva abbastanza ricca di punti, e ovviamente a questi quattro dati mensili aggiungiamo gli altri che arrivano da altre fonti. Per quanto riguarda il valore espresso in milligrammi decilitro, valori compresi tra i 20 e i 25 mg sono tendenzialmente i valori più efficienti. È ovvio che più il valore si abbassa tendenzialmente a fronte di performance ottimali di tipo produttivo e sanitario, meglio è come concetto. Normalmente al di sotto dei 20 mg siamo in una situazione di limite massimo di efficienza azotata, perché poi è ovvio che non è che posso lavorare a valori molto più bassi, no? O meglio, valori più bassi potrebbero anche indicarci che ho dello spazio per supplementare dell'ulteriore azoto nel sistema ruminale e metabolico dell'animale, nel senso che se io abbasso ulteriormente miglioro l'efficienza dell'utilizzo dell'azoto che somministro, ma posso perdere anche un po' di performance, per cui lì devo trovare un punto di equilibrio tra efficienza di utilizzo dell'azoto, che tende a diminuire più azoto do e ad aumentare più azoto do, e resa economica dell'azoto stesso. Quindi i 20 mg potrebbero essere il punto ideale a cui tendere. È ovvio che se ho valori di 25 mg non è che sto facendo disastri, no? Un tempo, quando io ero all'università, si davano valori anche intorno ai 30 mg come valori
normali per produzioni alte, no? Perché? Perché le conoscenze non erano quelle di oggi, anche da un punto di vista fermentativo ruminale, per cui si notava che le produzioni alte spesso erano correlate a questi livelli. E una precisazione, quando noi valutiamo l'urea nel latte, tendenzialmente pensiamo che derivi solo dalla proteina alimentare. In realtà, questa è la fonte principale, ma ancora una volta dalla proteina alimentare può derivare da due situazioni. Può derivare da un eccessivo escape di azoto degradabile nel rumine, e quindi da una quantità di azoto degradabile in eccesso, o in senso assoluto o in senso cronoide, cioè c'è un eccesso rispetto alla disponibilità contestuale contemporanea di fonti glucidiche, no? Per cui questo sbilanciamento di tempi di fermentazione me lo fa sfruttare male, viene assorbito e poi lo deve gestire in forma di urea con un grave dispendio energetico a livello epatico per condensare l'ammoniaca in urea e quindi perdo energia oltretutto. In più, però, potrebbe anche derivare da un eccesso di proteina bypass che la vacca utilizza a scopo glucogenetico, e quindi l'aminoacido viene decarbossilato, scusate, deaminato, la catena carboniosa viene ossidata per produrre energia. E il residuo amminico, quindi non ammoniaca ma NH2, poi diventa comunque urea, per cui ho dei livelli di urea alti da eccesso di proteina bypass che non mi danno problematiche sanitarie, perché non ho il rischio tossico dell'ammoniaca, ma comunque mi danno problematiche di tipo economico e di efficienza comunque. Comunque perdo energia perché la condensazione d'urea deve esserci. E comunque ho usato a scopo energetico la proteina che costa molto di più della fonte energetica. E poi c'è comunque la fonte di aminoacidi a scopo glucogenetico anche di origine corporea, no? Dalla cosiddetta proteina labile muscolare, e questo è la fonte che devo limitare con l'aumento della proteina microbica. Scusate, con l'aumento della nutrizione proteica nella vacca fresca. Se io alimento le vacche fresche con più proteina, ho meno urea nel latte in queste vacche che non se dessi meno proteina. Quindi non è sempre così automatico il livello di proteina della dieta e il livello di urea nel latte, almeno per gruppi specifici. E in questo proposito, l'ideale ancora non sarebbe avere l'urea media del tank, no? Perché l'urea media del tank è fatta da tante vacche. Se è una vacca altissima e una vacca bassissima, magari la media è buona. Se avessi la possibilità di avere, e c'è per esempio con i controlli funzionali, l'urea dei singoli animali, quindi del singolo gruppo, sarebbe più utile per fare dei ragionamenti in questo senso. Collego a una domanda che è arrivata, due domande sono. Intanto ci colleghiamo al discorso dell'urea. Spegni il microfono perché mi hanno segnalato che mentre parlo si sente il ritorno, probabilmente è il tuo microfono acceso. Ecco, allora mi segnalavano, due domande ci sono. Allora, come dovrebbe essere un campionamento ottimale del latte per non creare confusione nella lettura dei dati? Io penso che si riferisca all'urea e al trasporto, quindi all'evaporazione, alla perdita, comunque adesso ne parlerai tu. E poi c'è un'altra domanda che ti piacerà tantissimo perché so che sei appassionato di zuccheri e chiede cosa posso utilizzare come zuccheri per il rumine? So che ti dovrò fermare per quando risponderai a questa domanda, quindi a un certo punto non offenderti se ti fermerò, perché potremmo fare una trattazione solo di quello per una serata intera. Accendi pure il microfono, così puoi Allora, rispondere. per quanto riguarda il campione, intanto il campione sarebbe bene che fosse di latte di giornata delle due munte, no? Perché anche se noi utilizziamo la tecnica dell'Unifeed, rispetto a quando viene distribuito l'Unifeed, l'urea non è proprio ugualissima tra la mungitura del mattino e della sera, a seconda che venga distribuito in mattinata o nel pomeriggio l'Unifeed. E
E quindi urea di giornata, diciamo, cioè del latte di giornata mescolato, e poi il campione è un campione rappresentativo, quindi mescolato ancora, anche se rispetto ad altre frazioni come il titolo lipidico, ovviamente l'urea è più dispersa, per cui risente meno di una miscelazione non perfettissima, risente invece della conservazione, per cui andrebbe conservato, refrigerato o congelato. E noi di solito lo congeliamo e abbiamo una metodica che ci consente di lavorare su volumi piccoli, e quindi anche il congelamento e lo scongelamento sono ideali, no? Voi sapete che più il volume da congelare e scongelare è grande, più il processo può avere delle anomalie, oltre che dei tempi lunghi. Per cui volumi piccoli, refrigerati o congelati, ecco, tendenzialmente. Questo è quello che ci dà la migliore risposta poi alla normale tecnica di determinazione dell'urea. Per quanto riguarda gli zuccheri, sostanzialmente zuccheri esosi, no? E i pentosi sono poco disponibili in senso fermentativo ruminale, per cui per esempio il sorgo, che è ricchissimo di zuccheri, ma molti sono anche pentosi, no, non è un alimento che fa diminuire la necessità e l'utilità di implementare zuccheri esosi tipo saccarosio o altri, di cui, a 6 atomi di carbonio. Gli zuccheri, abbiamo visto, non sono tutti ugualissimi, abbastanza uguali come velocità degradativa, ce ne sono alcuni più lenti, tipo il lattosio, per esempio. Per quanto riguarda la somministrazione in forma liquida o polvere, non c'è differenza da un punto di vista strettamente fermentativo nel rumine, c'è invece una grande differenza per quanto riguarda la palatabilità che gli zuccheri esprimono solo quando sono in forma di sciolta, per cui i zuccheri da melassi danno palatabilità alla dieta dove vengono aggiunti, zuccheri in polvere no. E poi l'altra utilità per l'impiego gli zuccheri liquidi è che normalmente sono matrici glucidiche a bassa umidità, sono fluidi ma lavorano intorno al 30% circa di umidità, per cui tendono ad avere un effetto legante molto utile dal punto di vista tecnologico, no? Per evitare la scelta della miscelata senza bagnare la miscelata. E questo è utile per evitare sia effetti di fermentazione aumentando l'acqua libera, no? Soprattutto nel periodo estivo, e sia per raffreddamenti nel periodo invernale della miscelata stessa. Per cui, grosso modo, l'importante è lavorare al 5-6% di zuccheri sulla sostanza secca. Valori più alti si possono valutare, però il grosso del beneficio ce l'ha intorno al 6% della sostanza secca. Siccome i nostri razionamenti non additivati di zuccheri, grosso modo, viaggiano dal 3 al 4% massimo, circa un 2% di zuccheri normalmente è sempre utile implementarlo nella dieta. E questo tende a migliorare la sintesi microbica e a richiedere spesso un completamento di azoto degradabile complementare. In questo senso possiamo ridurre l'apporto di altre fonti proteiche, tra cui per esempio la soia, senza però perdere di vista l'obiettivo che sempre deve guidarci, che è il raggiungimento di una quota ideale di proteine metabolizzabili a livello intestinale, nei giusti rapporti anche tra gli aminoacidi che la compongono. Quindi quello è l'obiettivo da raggiungere. Prima, e per raggiungerlo, prima si fa il massimo della sintesi microbica ruminale, poi si analizza il completamento della proteina bypass, e per ultimo, se a questo non si arriva, si aggiunge anche la componente di tipo aminoacidico protetto, che di solito potrebbe riguardare prevalentemente la metionina, non solo, ma prevalentemente la metionina nei razionamenti ad alte performance produttive.
Grazie per Antonio. Prego. Sto vedendo qua se ci sono altre domande, mi pare di... Quindi dal punto di vista dei prodotti Tecnozoo, zucchero, Tecnosugar, mezzo chilo, giusto? Indicativamente nella razione. Sì. Mezzo chilo di Tecnosugar e l'urea 88, dove, sempre dove lo richiede, dove lo permette il disciplinare, a 100 grammi o 80 grammi, insomma, in maniera tale da portare quel minimo di azoto solubile che si combina perfettamente con gli zuccheri per aumentare la sintesi microbica a livello. Sì, poi ovviamente nella parte, se lo studio del razionamento prevede, una volta fatto tutto questo, l'implementazione di aminoacidi protetti, una cosa molto logica dal punto di vista tecnico e pratico operativo è l'inserimento nella parte integrativa, no? Anche per avere, stiamo parlando di prodotti che vengono aggiunti in ragione di grammi, no? 10, 15, 20 grammi, per cui è evidente che un'ottimale distribuzione di questi additivi specifici merita una dispersione, per esempio, nell'integratore generale, no? Da mezzo chilo o da chilo che possa essere, e questo garantisce una nutrizione di precisione, come si ama chiamare oggi, ma che deve essere di precisione da tutti i punti di vista, non solo in senso teorico, ma anche in senso pratico dopo. Bene, io concluderei, se non ci sono domande, anche perché sono messo a fare le 10:30. Quindi la soia si può ridurre? Sì, si può eliminare? Direi di no. Si può ridurre fino a quando la nostra proteina metabolizzabile non peggiora. E quindi se la nostra proteina metabolizzabile non peggiora, si può ridurre anche tanto. Di solito, se non c'era prima un'adeguata implementazione di azoto degradabile, no? Cosa che doveva essere comunque fatta già prima, ma l'occasione dello stress economico che ha subito il prodotto oggi potrebbe essere l'occasione per farlo, e normalmente il mezzo chilo di soia potrebbe essere un orizzonte da valutare in sostituzione con l'azoto degradabile, senza perdere niente, ripeto. Altre sostituzioni con altre matrici proteiche non sono così semplici, perché come abbiamo visto, cosa che non era alcuni mesi fa, ma oggi sì, i vari proteici sono tendenzialmente allineati come costi, non certo alla tonnellata, no? Ma al valore biologico della proteina che apportano, per quel che ci interessa, per cui lì non si può fare tantissimo. Altre matrici non proteiche come gli zuccheri, per esempio, sono o i foraggi di alta qualità come digeribilità, e in questo senso rientra la medica sia sotto il profilo di apporto proteico, ma anche per la sua degradabilità della componente cellulosica e fibrosa, sono strade da percorrere in tutti i sensi, sia economico che tecnico. Grazie per l'attenzione. Bene, bene. Ecco. Grazie per Antonio, io ringrazio te, perché so che la passione ti porta oltre la stanchezza, però hai fatto una giornata probabilmente in giro per stalle del nord Italia oggi, e dedicarci ancora più di un'ora stasera concentrato a esporci questi concetti, penso che sia stata una fatica, almeno dal punto di vista fisico, ecco. Il piacere di esporre e la tua passione traspare, quindi è evidente questa cosa. Io sto guardando qua se ci sono altre notizie, no, non ci sono altre domande. Mi hanno messo ancora la slide del Mucol, l'abbiamo ripresa all'inizio, è attiva questa offerta del Mucol, sensore del parto, distribuito da Tecnozoo in esclusiva in Italia. Nel mese di febbraio e marzo abbiamo questa particolare promozione, per cui il canone per il secondo anno è compreso nel prezzo, la garanzia del secondo anno è compresa, e c'è anche il gilet in omaggio, quindi c'è un risparmio. Se qualcuno ha intenzione di attivare
e di comprare adesso il Mucole è il momento, insomma, ecco, non aspettate più tardi perché poi questa promozione va a scemare, quindi questo è il momento per attivarlo, se qualcuno ha intenzione di farlo. Bene, io ringrazio tutti, Pier Antonio, ringrazio soprattutto te e vi saluto, e ci diamo l'appuntamento alla prossima diretta. Siamo posti l'obiettivo di fare una diretta al mese, una diretta al mese di questo tipo, quindi di tipo tecnico, con i nostri referenti alimentaristi, veterinari, agronomi all'interno di Tecnozoo. Faremo anche delle dirette più così, più improvvisate, direttamente in azienda durante la giornata. Quindi se vedete che vi esce la notifica che sono in diretta è perché sono in qualche azienda e c'è qualcosa di interessante da farvi vedere. Quindi cliccate, che qualcosa di interessante spero di potervi portare. Io auguro buonanotte a tutti e vi saluto. Grazie, buona serata e buon lavoro a tutti. Grazie a voi. Ciao.